a tutti, io e Piccettino oggi siamo in versione, come vedete, nero, perché dobbiamo parlarvi di un inizio di uno sconvolgimento di una serie Bonelli, che appoggio qua a Piccettino, un restyling, un qualcosa di nuovo, anche se in un certo senso cose del genere le abbiamo più o meno già viste in altre testate come Nathan Never, però questa si propone di essere un qualcosa di un po' più pesante. Di cosa sto parlando? Beh, sto parlando del numero 56 di Dragonero. Come potete vedere, la grafica di copertina è diversa dalle precedenti. Avete questo stendardo nero, avete questo nuovo. Oh, ciao! Aia. Questo strillone di copertina e il titolo che sta lì sotto. Vedete anche che Jan si trova a opera del nostro grande Giuseppe Matteoni in una fase un po' particolare, con questa armatura che abbiamo imparato già a conoscere, che abbiamo già visto, senza nessun comprimario, a fissare questa struttura volante in mezzo a questo cielo di fulmine. Insomma, tutto ci sta dicendo che qualche cosa è cambiato, qualche cosa sta per succedere. E che cosa sta per succedere? Vabbè, lo sappiamo già da molti mesi, perché diciamo che questa trama che porta alle origini nere è cominciata all'incirca nel numero, vado a memoria, mi ricordo se 14 o 15, la doppia con il tentativo di assassinio dell'imperatore, ecco, sembra fosse il numero 14, ma vado a memoria, e si è dipanata more or less per tutto il tempo nelle testate dragoneriane. Oggi però abbiamo l'apoteosi, la guerra inizia. Se vi ricordate, il numero scorso finiva e non finiva, nel senso che si arrivava alla fine del numero scorso con l'apparizione di questa fortezza volante e basta, tutto era rimandato qui. Qui abbiamo un po' di. Abbiamo un altro scossone, abbiamo le cronache di guerra, quindi qua avremo adesso questa rubrica in cui il nostro amico Luca Barbieri si improvvisa un po' tipo Hemingway e ci farà i racconti dal fronte, fondamentalmente. Ci fa un suggerimento carino che è di fotocopiarsi le faccine di tutti i protagonisti e mettere le X man mano che qualcuno di essi passerà a miglior vita. Quindi sì, c'è un po' di spoiler all'interno, cioè ci sta dicendo che come si chiama? Che qualche personaggio non arriverà in fondo. Chi, cosa, come, quando, non lo sappiamo, lo scopriremo leggendo queste e le future pagine. Cosa posso dire? Allora, beh, la copertina abbiamo già accennato, stravolge senza devastare il logo dragoneriano, mette un po' a posto le cose, e secondo me sì, ci sta. È proprio carina e mi fa un po' impressione anche il fatto che non si sia scelto di far vedere questo Jan di traverso, cioè che guarda lui stesso come se non fosse più lui il protagonista, ma fosse uno che sta subendo questa cosa. È l'emblema di una resistenza dall'alto che guarda con la spada in mano, quindi dà proprio un senso di noi ci siamo, però contro cosa? Il suo atteggiamento, il suo guardare dà l'idea di minaccioso, ecco, mi piace molto, devo essere sincero, una copertina che mi piace molto. Tra l'altro la colorazione, che certo mi sembra un po' sbiaditina, sto giro invece sull'armatura gli dà dei sensi quasi reali, mi piace, mi piace. Complimenti. Andiamo però all'interno dei disegni, ragazzi, all'interno dei disegni c'è Giancarlo Rivales. Cioè, guardate, alcune volte sembra quasi di vedere un manga. Cioè, ci sono alcune scene che sono proprio da manga. Cioè, voglio farvi vedere se la trovo quella della. Su alcuni punti sembra di vedere Berserk, giuro. Ecco. Cioè, guardate. Ditemi che Mirvayan. I protagonisti sono proprio coinvolti da subito, c'è uno sconvolgimento incredibile. È una guerra che non lascia, come potete vedere, nulla al caso, purtroppo. È tutto molto bello, molto dinamico, molto di corsa. Anche i personaggi sono costretti a battagliare molto. Insomma, è un albo dinamicissimo. In cui, devo essere sincero, il nostro amico Olivares ha fatto un numero della Madonna. Sentite, io questa tavola ero indeciso se farvela vedere o meno, perché è verso il fondo, un pochino di spoiler lo fa, ma ragazzi, cioè. Veramente
non ho altro da aggiungere, cioè graficamente si parte col botto. Tra l'altro voglio farvi vedere un po' tecnodroidiana per alcuni versi questo design delle regine nere. Mi ricordano un po' vagamente quasi tecnodroid di Nathan Never, il che per me è un signor paragone, poi non so se potrà essere vero, non c'è tecnologia, però queste fattezze molto elaborate, molto guerrafondaie, cioè, mi piace, devo essere sincero, Olivares per me è strapromosso, e tutto Dragonnero è strapromosso, è una guerra, non si va tanto per il sottile, dinamismo, dinamicità, cattiveria e via. Andiamo però a vedere che cosa ci racconta Stefano Vietti. Beh, Stefano Vietti qui ci racconta semplicemente quello che ci aspettavamo, niente di più, niente di meno. Cioè, le regine nere arrivano all'attacco in un modo diverso da quello che si pensava facessero, poi lo capirete leggendo, e vanno direttamente nella capitale a prendersi l'imperatore. Yan, Mirva, Gmor, Sera e compagnia briscola, tra cui voglio segnalare una cosa che a me ha colpito, che potrebbe secondo me essere pesante per il futuro, anche se può essere soltanto una stupidatina, però mi lascia basito, pagina 38. Ecco, vi tengo presente pagina 38. Comunque, dicevamo, si parte, la guerra è cominciata, queste attaccano e questo fondamentalmente non è altro che il lungo racconto di questo primo attacco, di questa prima difesa. I personaggi già sono ben delineati, Mirva ci fa prendere un bello spaventone di quelli che solo lei sa farci prendere. E con quello che per fortuna, purtroppo, ancora non ho deciso, ci viene detto nell'editoriale, a ogni singola vignetta si ha il timore che qualcuno ci lasci le penne. E secondo me, aver anticipato prima, attraverso questa e anche attraverso altre presentazioni, che non tutti i protagonisti arriveranno in fondo di questa guerra, ma ci sarà, diciamo, qualcuno che ci lascerà la ghirba, forse ce la fa sentire un po' più pesante di quello che, e forse ruba anche un po' la magia nel verificare le pagine. Però a parte questo insignificante dettaglio, perché è un dettaglio, Vietti ci racconta quello che ci aspettavamo, anche se il come ce lo aspettavamo è un po' diverso. Ecco, mi piacciono queste regine nere, mi piacciono queste scelte, mi piace anche il cambio di alcuni personaggi, mi piace anche l'epicità di molte tavole. Insomma, diciamo che ci siamo. Qui un paio di semini secondo me vengono buttati. Detto, io ho molta paura, ripeto, per questa pagina 38 che ho letto, perché le prime due vignette di pagina 38 suonano quasi inquietanti. Magari è un dettaglio, magari è una pippa mia, ma mi suona inquietante. Assistiamo così, fuori dai denti, alla caduta di una città. È il primo tassello di una guerra. Una guerra in cui le fazioni si devono anche studiare, le fazioni devono capire come muoversi, le fazioni si devono anche organizzare, poi cominciamo a muoverci. Diciamo che questo non mi è piaciuto, io non avrei messo il fine dell'episodio, perché è come se fosse un capitolo di guerra, ecco. E questi capitoli di guerra, secondo me, da soli hanno quasi poco senso, è che non avrei scritto fine dell'episodio, ho scritto fine capitolo, qualcosa del genere, perché in realtà questo è proprio l'inizio, qui non finisce proprio niente. E siccome la continuity sarà serrata, li avremo tutti di fila, è inutile scrivere fine dell'episodio, avrei messo, non so, fine capitolo, poi non avrei messo niente, avrei lasciato libero con tre puntini, tipo il continuo di una volta. Però vabbè, sono piccole scelte. L'hype è altissimo, lo confesso, perché da quando è stata annunciata questa guerra che si continua. La prima uscita di questa guerra, anticipata da quel prologo in due numeri precedenti, direi che mi ha soddisfatto parecchio. La voglia di vedere come va avanti è tantissima e vabbè, non faccio un grande spoiler, se la prossima copertina ve la faccio vedere, tanto la vedete già tutti coloro che sfogliano questo albo già la vedranno, è alquanto interessante. Cosa dire? Dragonnero entra nel vivo. Secondo me questo è un discreto punto di partenza anche per chi vuole leggere, perché entra già con una guerra in corso, entra da un punto zero. Poi i personaggi, probabilmente conoscendo Enoch e Vietti, ve li non dico ripresenteranno da capo, ma vi daranno tutti i punti che servono per collegarli, perché comunque sono molto bravi su questa cosa. Però
Perciò, per chi vuole avvicinarsi all'universo di Dragonero, credo che questo potrebbe anche essere un buon punto zero, con la consapevolezza che ci sono dei numeri da recuperare che vi darebbero più ampio respiro, perché questa sottotrama è cominciata nel numero 14, 15 di Dragonero, la doppia con l'attentato all'imperatore. Dragonero. Le regine nere sono arrivate. Il numero 56 ci dice che una guerra è cominciata. Mi piace anche questo lieve stravolgimento del layout di copertina. Quindi, ragazzi, a breve continueremo con questa guerra. Ogni mese avremo un capitolo di questa guerra e vedremo dove si andrà a parare. Per il momento è assurdo perché suona proprio in maniera allucinante, ma questa guerra è partita molto molto bene. Ciao a tutti, baci e abbracci e ovviamente Dragonero è sì.